Eder. Mac. Pallister. Ci si è sempre chiesti, in questi anni, come mai durante tutta l'indagine sulla triste sorte di Liliana Resinovic fossero stati acquisiti i consumi elettrici relativi solo al laboratorio di Via Donadoni in uso al marito della donna. Si è sempre pensato che anche e soprattutto la verifica dei consumi elettrici della casa di Liliana di Via Verrocchio 2 avrebbero potuto dare risposte su quel fatidico 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa della donna. Quei dati sui consumi di energia elettrica avrebbero potuto dare conferma di quanto affermato dal marito sull'uso della lavatrice alle 6 del mattino, confermare l'orario di uscita della donna dalla propria abitazione e l'orario del rientro del marito all'interno della stessa, ma stranamente ciò non è stato fatto. Ci si è molto stupiti di questo. Per mesi il marito ha sempre riferito che, il 14 dicembre al suo rientro in casa, era tutto regolare, tutto in ordine, piatti lavati, il letto rifatto. Questo per mesi. Poi all'improvviso l'uomo aggiunge al suo racconto che, al suo rientro in casa, dopo il giro in bici sul Carso, trova la luce dell'andito accesa. Curioso, no? Curioso che non ne abbia mai fatto cenno sin da subito di questo particolare dettaglio. Ora si capisce perché. Perché in effetti la richiesta all'Enel di fornire i dati relativi al consumo dell'abitazione di Via Verrocchio 2, dei giorni interessati alla scomparsa della donna, fu fatta. Si restava solo in attesa di riceverli da parte dell'Enel appena disponibili per visionarli. Ma di questi dati non c'è traccia. Volati via al soffio della bora triestina. Facevano forse parte di quel «non tutto è stato inserito nel fascicolo»? Cosa c'era in quei dati? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!